finché ci sarà necessità, in Piemonte c'è stato e ci sarà, perché noi siamo una regione che vuole bene all'umanità, che vuole bene alle persone e che quando viene chiamata in causa fa la sua parte. L'ho sempre fatto in passato e sempre lo farà in futuro. Victoria ha solo 6 mesi, Dimitrio è il più grande, ha 16 anni, e sono 2 dei piccoli pazienti oncologici ucraini che possono finalmente tornare a sperare, lontano dalle bombe e dalla guerra. 9 bambini con le loro famiglie sono arrivati in Piemonte per la seconda missione umanitaria, organizzata dalla regione con l'obiettivo di affidare alle cure dell'ospedale Regina Margherita bambini malati di tumore che in Ucraina, a causa della guerra, non possono più proseguire le terapie. A rendere possibile il viaggio la Fondazione Lavazza e Reale Foundation, che si sono fatte carico di tutti i costi necessari. Sull'aereo presenti il presidente della regione Alberto Cirio, la dottoressa Franca Fagioli, direttore dell'oncologia pediatrica dell'ospedale. Con loro anche l'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca. Se fossero rimasti in Ucraina, il destino di questi bambini sarebbe stato segnato. Di volte li va a prendere perché quando c'è una guerra non ci si può solo limitare a condannarla con gli atti formali vanno fatti, le condanne vanno fatte, ma poi bisogna che ognuno faccia la sua parte anche concretamente. Ci sono bambini che non possono scappare perché sono malati, se non li vai a prendere rimangono dove sono.